portare il ringraziamento dei calabresi e degli italiani tutti per aver ripulito questa splendida terra. E quindi in una notte alle porte del Natale aver messo in carcere più di 300 delinquenti significa il miglior ringraziamento, il miglior incoraggiamento per la gente per bene, gli imprenditori per bene, gli studenti per bene, i sindaci per bene. Quindi ci tenevo a ringraziare l'arma a nome di tutti gli italiani. Contro le massomafie bastano gli arresti oppure c'è qualcosa che i partiti devono fare pure? No, poi ci sono da sequestrare patrimoni, eh. Qua questa operazione per il momento ha portato nelle casse dello Stato 15 milioni di euro, però ci sono ristoranti, aziende, alberghi, ville, villette, macchine, macchinoni. Da ministro ho raddoppiato la potenza dell'Agenzia dei beni confiscati alle mafie. Per questo mi piacerebbe che quelli che parlano di cancellazione dei decreti sicurezza li leggessero, perché i decreti sicurezza, al di là del tema immigrazione, hanno raddoppiato gli uomini, i mezzi, le sedi e i poteri dell'Agenzia dei beni confiscati a mafia, camorra e 'ndrangheta, perché questa gente bada solo al portafoglio e quindi bisogna sconfiggerla aggredendo il loro portafoglio. Ma c'è qualcosa che i partiti devono fare, la politica deve fare contro le massomafie, se no sono arresti? No, dire di no quando va detto di no, e poi bisogna tagliare un po' di burocrazia e velocizzare i tempi, perché a volte la corruzione si annida nei troppi passaggi burocratici per ottenere un permesso, una licenza, e poi dire no. Qua in questa operazione è stato portato via anche qualcuno che chiedeva voti a questa gente, però la cosa più bella al di là dell'operazione, e ne parlavo anche con i ragazzi dell'arma, è stata la reazione della città, con migliaia di persone che sono venute a ringraziare al comando, e quindi vuol dire che la Calabria comunque è terra sana. Il problema delle prescrizioni. È una giornata così bella di ringraziamento che entrare nel vivo delle polemiche fra PD e 5 Stelle non ne vale la pena, è lontana, è lontana. I giornali della sua parte politica, del centrodestra, criticano Gratteri per l'uso eccessivo della carcerazione preventiva a partire da questa operazione. Lei Io ringrazio e non finirò mai di ringraziare Gratteri e tutti gli uomini di giustizia che parlano poco e lavorano tanto. Vittorio Sgarbi ha detto che rischia di trasformarsi in una bolla di sapone questa inchiesta di Gratteri, e che se fosse così lo stesso Gratteri andrebbe arrestato. Siamo qua a rendere omaggio a chi ha dedicato 3 anni della propria vita, rischiando la propria vita, per ripulire questa parte di Calabria. E quindi non altro. In Calabria si dice che quando una cosa finisce in tarantella non è seria. Iole Santelli ha iniziato il suo mandato con una festa all'insegna della tarantella, ma quella festa... Vabbè, lasciatela festeggiare, poverina, dai, lasciate una sera di festeggiamenti ci sta. Adesso poi si tratta di far partire velocemente una giunta di uomini e donne tosti, con le idee chiare. Noi qualche idea positiva per soprattutto il lavoro, perché i calabresi nei giri che ho fatto in Calabria mi chiedono lavoro, 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 alla sicurezza ci pensano loro. Pare che la Lega voglia chiedere un assessorato, la vicepresidenza, volete vincere pure Sanremo per caso? L'ultima cosa che chiedo è lo scudetto per il Milan, e quindi questo non so se me lo può dare la Santelli o meno, però no. L'agricoltura? Quindi basta un assessorato? L'ho detto, no, ma non abbiamo ancora parlato, non ci sono ancora gli eletti definitivi, quindi di cosa stiamo parlando? L'ho detto però quando ho incontrato i calabresi, occuparci di agricoltura, di pesca e di turismo per noi sarebbe un orgoglio, perché lo facciamo ovunque governiamo, e agricoltura, pesca e turismo per la Calabria potrebbero essere l'oro, il petrolio di questa terra, se ben gestiti e ben curati. Però Forza Italia dice che la Lega in Calabria non è andata secondo le previsioni, quindi che il risultato vi ha in qualche modo ridimensionato. Ma sì, eravamo 0, siamo in 4. Vorrei essere ridimensionato tutte le volte quadruplicando la mia presenza. Senatore, lei oggi è qui a Vibo, poi a Reggio. Sì. Le sardine invece sono... A Napoli per il flash mob hanno detto che insomma faranno di tutto per toglierla. Che cosa? Le sardine sono... Faranno di tutto per togliermi? Vabbè, ma vedo che ormai sono impegnati a fare le foto con Benetton e con Oliviero Toscani, e quindi non voglio disturbare dai loro gravosi impegni, e quindi li lascio volentieri a Benetton e Oliviero Toscani, e io sto a Vibo Valentia Reggio. Di Maio contro i vitalizi. Ma è una bella giornata, perché fra le sardine e Di Maio. Senatore, Invernizzi quanto dura qua in Calabria? Piazza contro i vitalizi. Ma è bizzarro che un partito al governo scenda in piazza contro il governo, poi però ormai le abbiamo viste tutte, quindi...
Senatore Invernizzi, quanto dura qua in Calabria? La Lega si struttura o dura il commissariamento? Quanto servirà? Quanto servirà? Sicuramente questi voti dei calabresi per noi sono motivo di orgoglio e abbiamo incontrato tanta gente che vuole darsi da fare, quindi città per città avremo segretari cittadini, segretari provinciali, segretari comunali e poi entro l'anno, non solo in Calabria ma in tutta Italia, ci saranno i congressi per eleggere i responsabili locali. Un europarlamentare mezzo in più calabrese, mezzo no, calabrese, mezzo francese, mezzo è calabrese, quindi la Calabria ha un deputato e un eurodeputato, dai, e quattro consigli regionali, quindi di più non avrei potuto chiedere a questo inizio d'anno.